なあ、こんなところ通って本当にテートに行けるのか。こんなところだから見つからないのさ。堂々と歩いてってテートの門を叩く度胸はないんでね。でもテートに着いてからは街を歩いたら兵隊に捕まりそう。人混みに紛れてしまえば大丈夫よ。私たち顔はそれほど知られていないわ。だよな、俺たちも最初はお前の顔知らなかったし。お前はやめて。Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 35esimo episodio per la nostra videoguida dedicata a Final Fantasy XII del Zodiac Age. In questo video andremo all'esplorazione del palazzo di Sogan. Ed avremo anche l'opportunità di utilizzare a breve la chiave sigillanime per affrontare la prima di due boss fight all'interno di questa ambientazione di questo nostro episodio. Quindi di qui andiamo prima sulla sinistra, esploriamo eventualmente qualsiasi bivio e vicolo cieco ed andiamo ad ottenere inizialmente da questo primo bottino 192 guil. Proseguendo oltre veniamo interrotti da degli zombie cavaliere di livello 38, 4053 punti vita, debole l'elemento sacro. Come vedete è un tipo di avversario che popola numerosamente questo tipo di ambientazione, di cui stiamo sempre molto attenti a non calpestare le varie trappole, al cui interno in questo caso troviamo un forziere contenente semplicemente 5 guile, quindi a tutti gli effetti possiamo considerare in questo caso questo forziere una sorta di imboscata, di trappola. In quest'altro 142 guile, per cui non stiamo trovando oggetti, accessori o equipaggiamenti particolari, non siamo molto fortunati. E proseguendo ancora in direzione nord-nord-ovest incontriamo una vecchia conoscenza, cioè gli smelze, quel tipo di rospo di colorazione molto chiara, in questo caso di livello 36 con 5129 punti vita, sempre e comunque deboli all'elemento fulmine. Quindi Tundara di Asce farà il grosso del lavoro, con un danno che supera anche i 2000. Di qui diamo la precedenza allo Spear di livello 37 con quasi 4400 punti vita, debole all'elemento gelo con avversario di piazza aggressivo, e poi solo successivamente andiamo ad affrontare l'altro Smelze. Quindi cerchiamo sempre di fare le cose gradualmente, con metodo, dando la priorità, quindi facendo una cosa prima rispetto ad un'altra, cercando chiaramente di seguire un ragionamento. Di qui a volte potrebbe apparire un forziere contenente qualche guil, ma anche la sua apparizione, come avete visto, è del tutto casuale e randomica. Questo purtroppo è un po' il brutto di Final Fantasy XII. Tanti forzieri, ma molti dei quali sono totalmente casuali anche nell'apparizione. Quindi delle volte ci si trova a esplorare una zona di mappa che sembra contenere qualcosa ma che in realtà non ha nulla. Di qui semplicemente un etere e proseguiamo ancora oltre. Di qui non andiamo subito all'attraversamento della porta ma torniamo sui nostri passi, così che completiamo tutta, diciamo anche il quadro di questa mappa. Ce l'esploriamo tutta quanta, cerchiamo ogni cassa, affrontiamo ogni nemico e poi siamo pronti ad affrontare quindi la primissima boss fight. Ed è così che Asher raggiunge il 35esimo level up, per cui manca semplicemente Fran. Otteniamo una carta assorbente, ricordo sempre oggetto utilissimo per rimuovere lo status alterato negativo olio. E vediamo se ho la fortuna di rincontrare la chimera, perché ne abbiamo eliminate già due e non vi ho detto nulla su quel tipo di avversario. Ed anche Fran si è fatta il 35esimo level up, per cui, così come promesso in precedenza negli scorsi episodi, facciamo il cambio squadra. Per cui togliamo Bash, Fran e Dash e reinseriamo Van, Baltier e Penelo. Di qui un'altra cosa interessante che possiamo fare, siccome abbiamo Baltier con noi e diversi punti licenza per questo personaggio, è selezionare eventualmente o la classe Ulano o Distruttore ed andare ad attivare l'accessorio licenza 18 per potergli poi togliere la briglia da guerra ed equipaggiare la fusciacca, che con lui, piuttosto che non con Asce, è veramente molto interessante come accessorio d'effetto. Per cui strada facendo prendiamo gli altri due potenziamenti a forza per un totale di 140 LP spesi e alla fine arriviamo con altri 80 LP a fusciacca.
Di qui, come possiamo vedere, abbiamo tantissime LP con gli altri personaggi, quindi volendo possiamo fare anche un qualche piccolo investimento, per esempio in altri 500 punti vita, che non sono affatto pochi per Van. Ci prendiamo anche l'ultima carica di Mistress, che con lui è Collisione Cremisi, quindi le abbiamo tutte e tre. E di qui, volendo, possiamo anche continuare ad avanzare in basso nella prima colonna per quanto riguarda la classe Monaco, così da cercare di raggiungere in breve HP più 435. Di qui abbiamo anche una licenza di livello 9 per la magia bianca, che corrisponde ad Audacia, che è un incremento di potenza fisica temporanea, ed Energica, che è la massima magia di cura, a gruppo a zona. Per ora non abbiamo ancora questi incantesimi così elevati di livello e così potenti, per cui non ci interessa subito andare ad acquistarla. Continuiamo a scendere per prendere anche un po' di forza in più. E in teoria dovremmo arrivarci all'acquisto anche di HP. Ancora forza, sì, ci arriviamo tranquillissimamente. Prendiamo anche licenza falsa forza, che per ora non abbiamo come tecnica, e poi per altri 130 punti licenza, 435 HP in più. Per cui in un attimo abbiamo fatto 935 punti vita in più, essendo lui in tank. Tutto questo è qualcosa di sensazionale. Fantastico. Di qui abbiamo, aumenta forza se gli HP sono al massimo, essendo un tank non starà mai con gli HP sempre al massimo, quindi per il momento stiamo bene così. Ci accontentiamo di questo. Finiamo inoltre su un panel il controllo anche di delle varie licenze. Le prendiamo un gambit a 25, che anche se non serve subito magari potrà servire un pochettino più avanti. Ci prendiamo un potenza magica più per 30 punti licenza. Saliamo un attimo, controlliamo se c'è altro. C'è un po' di forza e un po' di potenza magica. Allora, per cominciare ci prendiamo la forza, così che con l'arco faccia un pelino di più. Per quanto riguarda entusiasmo e premio finale non ci interessa moltissimo, magari premio finale sì, perché potremmo andare ad ottenere qualche punto mana se uccidiamo un avversario magari con una freccia dell'arco, mentre per quanto riguarda entusiasmo non ci interessa perché recuperi punti mana causando danni magici. Lei, essendo mago bianco, al momento non ha incantesimi che danneggiano l'avversario, ma semplicemente che curano gli alleati, quindi questo tipo di effetto non si attiverebbe comunque mai per ora, per cui non ci interessa al momento andare a prendere quel tipo di voce. Di qui sono tutti accessori. C'è un altro forza che costa 30. Per ora sta bene lì. Per quanto riguarda punti vita non c'è moltissimo da prendere. Forse abbiamo preso già tutto per quanto riguarda mago bianco e arciere. Per cui punti ce li possiamo anche tenere. Prendiamo giusto questo 50 potenza magica in più. Diamo una sbirciatina rapidissimo all'arciere. Tutte cose riguardanti archi e simili. Di qui abbiamo due potenza magica più. Ce le prendiamo subito per 50 cada uno. Che è ancora una buona offerta, ci può anche stare. E direi che grosso modo abbiamo fatto. Qui sono tutte arti pozioni, arte panacea. E quindi stiamo bene così. Per cui, come ultima operazione in questi menu, poi giuro sarà tutto gameplay, andiamo semplicemente su Briglia da Guerra, la togliamo subito e le andiamo a mettere Fusciacca, che ricordo, rispetto alla briglia chiaramente ci toglie due punti in forza, ma ci rende immuni alla lentezza, dimezza i danni da fuoco ricevuti e soprattutto incrementa di 20 punti la velocità. Ricordo ancora una volta, non mi stancherò mai di dirlo perché è un'informazione molto utile e importante che può alterare a nostro vantaggio anche gli approcci di gameplay futuri, in quanto combattimenti con i mob, cacce o eventualmente boss fight, ovvero che la velocità va ad influire sulla velocità di caricamento della barra ATB, cioè quella barretta che una volta caricata ci apre il menu del personaggio, l'Active Time Battle. Questo incremento va soprattutto per quanto riguarda l'attesa dell'apertura del menu e non tanto sull'attivazione di una mossa o sulla velocità di casting, quindi di chiamata di un incantesimo. Essendo Baltier un DPS tutto fisico corpo a corpo, avrà sicuramente maggiori vantaggi con questo accessorio che non tanto Ashe, proprio perché, ribadisco, la velocità in teoria non influenza la velocità di chiamata dell'incantesimo. O comunque, se le influenza, le influenza solo in parte, gli incantesimi hanno comunque sia una lunga animazione di utilizzo rispetto a un attacco fisico, e quindi anche la barra ci mette più tempo a ripartire al termine dell'animazione, quindi... Per concludere il tutto, meglio con Baltier che non con Ashe. Se poi ce ne abbiamo un in più e con Ashe non dobbiamo fare molte altre cose, va bene anche su quest'ultimo personaggio.
Infine interagiamo con la porta sigillanime. La porta è chiusa a chiave. Uso la chiave. Avendo usato la chiave, la porta si è aperta. E siamo quindi pronti ad affrontare la prima delle due boss fight all'interno di questo nostro 35esimo episodio. Il palazzo sotterraneo di Soken. Vedete che l'area è molto grande, infatti un'arena e siamo pronti a combattere. Ed andranno quindi ad apparire i 5 avversari presenti anche in quel disegno un po' a scarabocchi, un po' astratto che abbiamo ricevuto all'interno dell'episodio precedente. Quindi effettivamente i nemici che creano molti problemi nel palazzo sono esattamente questi qui. Di qui chiaramente sono 5 avversari, non hanno molti punti vita in totale, infatti hanno 9000 punti vita cada uno. Non sono avversari particolarmente temibili se presi uno alla volta. C'è da dire però che si muovono tantissimo sulla mappa, spesso saranno tutti insieme o comunque sia in coppia, mai, quasi mai da soli, e che possono instillare tanti status alterati negativi sui nostri personaggi, come mutismo, cecità, lentezza, sonno, veleno e chi più ne ha più ne metta. Oltre al fatto che con alcune tecniche possono incrementare vertiginosamente la loro capacità di schivare i nostri attacchi. Quindi possono metterci veramente in seria difficoltà, in men che non si dica, quindi mai sottovalutarli. Per cui un ottimo approccio per cominciare questa boss fight è andarci proprio da apoteosi, quindi non come colpo di grazia ma per andare a sfoltire la maggior parte di questi nemici. Quando ne avremo già uccisi 3 o comunque 4, avremo sicuramente superiorità numerica e sarà molto più semplice completare tale boss fight. Per cui Mistess, apoteosi, spirale rossa. Nel qual caso gli avversari stiano abbastanza vicino, verranno tutti quanti colpiti dalla mossa finale. Quindi vedremo già come in realtà sia stata colpita la regina cipolla, il capitan pomodoro e siano stati eliminati i primi due avversari su 5. Soltanto lo zucca stella, che era quello un pochettino più distante, si è salvato dall'attacco. Per cui in questa condizione ci andiamo a concentrare su uno degli avversari che ha meno vita, per cui la regina o il capitan pomodoro. Avendo preso questi tre personaggi direzioni diverse, uno da una parte e due dall'altra, andiamo chiaramente selettivamente sul capitano che è solo. Quindi molto dipende anche sempre dalla situazione di come si sviluppa il combattimento. Intanto l'abbiamo tolto di mezzo, per cui adesso abbiamo superiorità numerica. Andiamo sulla regina. Prima che si buffino, li eliminiamo subito. Non ci importa molto che abbiano messo mutismo su Penelo, l'importante è eliminare in fretta anche Zucca Stella. Prima che utilizza la tecnica, che utilizzi scusate, la tecnica Polline, per dare altri debuff a noi e per incrementare anche la sua agilità in schivata. L'importante è toglierli via di mezzo il prima possibile. Andare ad eliminare l'ultimo avversario molto molto rapidamente. Eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. Per cui ragazzi siamo stati bravissimi. Considerate che è una boss fight che sembra banale ma estremamente complicata. Avete visto come in un attimo da estremo vantaggio siamo passati in totale difficoltà. Però essendo bravi anche nell'utilizzare gli oggetti, a scegliere le priorità di cura con quale incantesimo, ci siamo ripresi bene.
Quindi dal primo forziere otteniamo 50 guil. Dal secondo prendiamo una scheggia di spell, nulla di particolare. Dal terzo andiamo a prendere una gran pozione, di cui calpestiamo la trappola, tanto ci ridà punti vita e punti mana in questo caso. E direi che tutto già si conclude grosso modo così, non c'è altro. E quindi ribadisco, prendiamo l'uscita d'est. Poi ovviamente est ed ovest non cambia nulla, sono due corridoi che portano allo stesso punto. Semplicemente all'uscita d'est c'è un'altra trappola che, se calpestata, offre altri punti vita. E un forziere che contiene fisso al 100% la ricompensa di 4.936 guil. Facciamo il giro anche dall'altra parte per verificare se è tutto a posto. Di qui prendiamo punti mana. Di qui un altro forziere al centro contenente una scheggia stega. Anche questo credo che sia il forziere che il drop siano fissi al 100%. E di qui vediamo che in realtà non c'è niente. Per cui continuiamo l'esplorazione verso nord. Di qui arriviamo in una sala dove in fondo c'è un cristallo blu. Attenzione ragazzi, non facciamoci ingannare, non è un cristallo di salvataggio, ma è un cristallo aracne, o come diavolo si chiamava. Stavolta non è verde, ma è blu. Quindi pronti al combattimento. Come vedete utilizza incantesimi di media potenza come Aerora e Aquara. Aquara che peraltro non abbiamo né la licenza né tantomeno neanche l'incantesimo, quindi pensavo neanche esistesse. Ok, ma comunque sia, in pochi attacchi lo eliminiamo subito, quindi è importante prima di affrontare questo avversario di stare bene con i punti vita. Di qui ufficialmente è comparso il cristallo e quindi possiamo toccarlo per ripristinare punti vita e mana, chiaramente la carica Mistess e volendo anche salvare i nostri progressi. Di qui prendiamo l'unica uscita possibile e quindi andiamo verso est, attraversando questa antica porta. E dinanzi a noi appaiono altri avversari in quanto zombie cavalieri sempre livello 37-38 sui 3800-4000 punti vita a debolezza sacro. Sono 4 zombie, quindi l'importante è eliminarne uno alla volta. Di qui andiamo a fare magia bianca Lux con Penelo su Baltier, così rimuoviamo lo status cecità che ne abbassa la mira fisica. Ed interagiamo con questo tesoro qui, che contiene una gran pozione. Come vedete in questo passaggio, in quest'area di mappa, l'avanzamento è piuttosto lineare, sono tutte quante strade a senso unico, finché non arriviamo a questa parte della grotta un po' più interna, dove il tutto si dirama parecchio. Quindi escono fuori tante alternative e tante possibilità di percorso avanzamento. Di qui al solito il consiglio è di decidere una direzione particolare dove andare, anche se non sappiamo che cosa ci attende, e continuare sempre per quella direzione. Prima abbiamo ben presente di fronte a noi la conformazione geografica della mappa e meglio è, così decidiamo dove andare, cosa fare e in che ordine. Intanto ci prendiamo anche questo forzierino qui che contiene una scheggia aero. Affrontiamo tutti i vari avversari che peraltro sono la stessa identica cosa già vista all'ingresso del vecchio palazzo di Soken, quindi anche i combattimenti contro i mob sono grosso modo questi per ora. Di qui un po' di cosine da fare, con Baltir andiamo di oggetti antidoto su Penelo, con Penelo stessa andiamo di magia bianca vocal su Van, eccoci qui, e poi possiamo tornare ad avanzare. Anzi, per niente, andiamo con oggetti antidoto su Van, non mi ero accorto che c'era anche veleno. Di qui è un disastro con gli status alterati, rompono veramente molto molto le scatole questi avversari. Sono sempre quelli i debuff che fanno, quindi nulla di eclatante, però sono fastidiosi. Di qui un altro forziere, 153 guil. Andiamo tutto verso sulla sinistra e poi in alto. E di qui raggiungiamo una nuova ambientazione che possiamo anche chiamare l'ambientazione o la sala delle cascate, poi vediamo perché. Di qui avversari nuovi, gli Striker, livello 38, 5549 punti vita, debolezza a vento.
Io come sempre ragazzi mi soffermo sulle debolezze elementali anche nel caso in cui non abbiamo mago nero in squadra, questo perché se volete affrontarlo con un'altra squadra o altri personaggi almeno avete sempre ben presente quale può essere l'approccio migliore in base anche alla situazione. Questi sono avversari che al limite si proteggono con Protect, quasi mai con Shell, quindi gli incantesimi vanno anche abbastanza bene. Nel qual caso si poteva impostare il Gambit Airoga, che costa tantissimi punti mana, ma che volendo può essere anche un pochettino la spesa ridotta con l'anello del saggio, se non vogliamo darla chiaramente ad un healer, quindi a un mago bianco. Le alternative ormai ci sono, abbiamo tante possibilità, sta a noi decidere come sviluppare poi il gameplay e l'avanzamento di gioco. Di qui al solito ci sono tante alternative e tante strade, di cui non si può proseguire, e provando anche a attraversare questo piccolo ponte in realtà il flusso d'acqua, la cascata è talmente tanto intenso e forte che non ci permette di attraversare questo passaggio. Di qui, poco visibile, possiamo andare su queste scalette e leggere un'iscrizione su questo muro, le parole guida. C'è una strana scritta sul muro, la leggo. Viandante in cammino per Arcades, quindi la città di Arcadia, la porta del pellegrino ti riserva solo incertezze, ma tu che cerchi di aprire quella porta, percorri cielo e terra, con premura, e infine troverai il cuore. Una frase che di per sé non sembra non significare nulla, o perlomeno non ci sono indizi concreti per un avanzamento qui di storia. Per cui riprendiamo il percorso così come l'avevamo iniziato e continuiamo ancora verso la parte più occidentale di questa mappa. Come vedete le tante vie in realtà si ricollegano l'un con l'altra, quindi sembra anche un po' stupido che abbiano creato una mappa in questo modo. Già praticamente due strade su cinque portano allo stesso punto, per cui sembra abbastanza strano rispetto a come erano state create anche le mappe in precedenza, ma vedremo che poco più avanti in questo video tutto avrà una spiegazione e quindi un senso logico. Di qui altri avversari, due Striker ed un Wendigo. Il Wendigo in particolare è di livello 37, quasi 5500 punti vita, debolezza elemento fulmine. Cominciamo subito da lui e ce lo togliamo subito dalle scatole per poi passare agli Striker. Di qui proseguiamo in direzione nord-ovest e continuiamo ancora con l'esplorazione di quest'area del palazzo, che è un po' più costituita da sentieri, porte ed è un po' più strutturata, quindi non sono gallerie scavate nella roccia nuda, ma è proprio un qualcosa di costruito, un ambiente quindi artificialmente composto. Altro Wendigo, altro Striker e giù in fondo un forzierino. Lo andiamo ad aprire. Di qui volendo c'è anche una porta che non si può aprire, che per il momento non ci interessa, che è la porta della Sceta. Possiamo anche leggere l'iscrizione che ci dice: viandante in cammino per Arcades, la porta della Sceta ti riserva solo incertezze, ma tu che cerchi di aprire quella porta e che conti i passi percorsi insieme al sole, alla fine la porta della Sceta ti accoglierà. Per il momento non ce ne frega nulla. Non so se in tutto questo c'entrano la quantità di passi percorsi, al momento 153.000, ne vorrà magari di più e solo al termine di questo, diciamo, quantitativo raggiunto di questo limite riusciamo poi a attraversare tale porta, ma ribadisco, per ora non ci interessa. Di qui andiamo ancora in direzione nord e raggiungiamo una delle ultime sale prima della prossima boss fight, che non andremo però a svolgere immediatamente. Infatti andiamo a risolvere il problema riguardante le cascate. C'è un percorso infatti che, se seguito con accortezza, con molta cura ed attenzione, ci permetterà di cambiare il corso dell'acqua e quindi poter raggiungere la zona più centrale della mappa precedente, laddove ci sono due forzieri da andare ad ottenere, uno contenente una tecnica e l'altro un'arma molto interessante, molto particolare, con grandi parametri offensivi, di cui abbiamo fatto anche il 31esimo level up, se non ho visto male, con Van e Baltier, e proseguiamo oltre, andando chiaramente in direzione sud-est, così completiamo anche questa parte. E anche bene, l'ho raggiunto il 31esimo level up. Apriamo l'ultima porta ad est che ci riconduce al sentiero precedente, che è all'interno della galleria, quindi della caverna. A nord c'è un forziere che può apparire randomicamente e che contiene sempre randomicamente 271 guild. Di qui eliminiamo tutti gli avversari.
Prendiamo l'uscita leggermente più interna ed andiamo ad esplorare l'ultima parte della zona delle cascate. E possiamo notare che grosso modo il tutto è perfettamente interconnesso. Di qui abbiamo anche l'opportunità di affrontare il nemico non aggressivo Focarol di livello 37, 4687 punti vita, debole all'elemento gelo. Che è comunque sia l'evoluzione del piranha, grosso modo, solo di livello più alto in un'ambientazione diversa. Di qui non c'è moltissimo altro da vedere. Quel forziere non lo possiamo raggiungere finché non cambiamo il corso d'acqua della cascata. E scendendo qui in basso, quindi attiviamo anche l'ultima zona di mappa. Quindi vediamo che il percorso centrale in realtà è a senso unico. È un vicolo cieco, però è proprio lì che ci sono le cose che ci interessano di più in questo momento. Quindi torniamo molto rapidamente sui nostri passi, avendo adesso finalmente ben chiara la conformazione di quest'area. Lì c'era una trappola che appena entriamo da quel verso si attiva per forza, non si può far nulla. E stavolta andiamo completamente in direzione nord-est. Il corso delle cascate cambia in base all'uscita barra ingresso che andiamo ad attraversare e al loro ordine. Quindi, partendo da questo punto della mappa, esattamente a nord-est, andremo ad eseguire un percorso a spirale partendo dalla parte più esterna fino a raggiungere chiaramente il centro, superando tutti i vari ingressi da nord a sud e da sud a nord. Quindi semplicemente scendiamo. Attraversiamo il primo ingresso verso sud di fronte a noi e ripetiamo lo stesso identico approccio anche nella prossima area. Quindi passiamo nella parte più esterna e continuiamo a scendere a sud. Possiamo anche tranquillamente evitare tutti gli scontri in questo frangente, non ci interessa andarli per l'appunto ad andare a superare. Tanto sono nemici che già conosciamo, li abbiamo già fatti molte volte, sono semplicissimi, niente di particolare. Di qui proseguiamo il percorso sempre nella maniera più estesa possibile, quindi attraversiamo tutta la parte bassa della galleria e andiamo a prendere l'uscita più ad ovest, più a sinistra della mappa stessa. E riprendiamo l'avanzamento verso nord. Rimaniamo sempre con il tasto premuto R2 per la fuga e il gioco ci informa che il corso delle cascate è cambiato, ma non abbastanza per ciò che ci interessa. Quindi andiamo ancora verso nord, prendiamo sempre l'ingresso più ad ovest salendo. E di qui torniamo nell'ambientazione quindi delle varie strade, della zona quella teoricamente artificialmente composta, con tutte le porte insomma, niente di che. Di qui evitiamo ancora tutti i combattimenti, per interagire con le porte togliamo il tasto di fuga e premiamo X sull'antica porta, andiamo ancora una volta a ripremere il grilletto R2 e continuiamo oltre. Di qui attraversiamo tutta la parte nord ed usciamo al secondo ingresso da destra verso sinistra, quindi accorciamo la rotazione. In sostanza stiamo creando una sorta di spirale con il nostro percorso che per l'appunto va a concludersi al centro. Quindi di qui attraversiamo quest'altra zona e scendiamo ancora. Attenzione eventualmente alla trappola se possibile. Andiamo ancora avanti e curviamo ancora nella parte più interna. E chiaramente Vanna Saturno e Fede. Maledizione. Svegliatelo. Niente. Oggetti Penelo, bacio del principe. E qui ce ne andiamo via subito prima che Baltiere ci rimanga secco. Ed anche in questo caso stringiamo il giro e prendiamo la seconda strada partendo da sinistra verso destra. Di qui approfittiamo anche un attimo per curarci, siccome non ci sono altri avversari, il gioco ci informa ancora una volta che il percorso delle cascate è cambiato. E riprendiamo con l'avanzamento. Di qui andiamo a prendere la seconda strada ancora da sinistra verso destra, sempre puntando verso nord, e alla fine chiudiamo il giro con il percorso centrale che va a scendere. Quindi al momento abbiamo fatto tutto benissimo. Ce ne freghiamo della cecità, non ci importa. Stringiamo ancora. Di qui chiaramente vi sconsiglio il combattimento, anche perché è chiaramente una forma di grinding e di farming non necessaria, e poi va anche un pochettino a deconcentrarci su quella che è la strada che abbiamo già fatto e su quello che manca. Attraversando quest'ultimo ingresso in questo modo, con questa rotazione, toglieremo l'acqua dal ponte e potremo finalmente attraversarlo con tranquillità.
Il gioco ci dice anche che si è aperta una porta in lontananza, ovviamente fa sempre parte di quest'area qui specifica. Mentre diamo molta molta importanza a questo forziere qui, contenente la tecnica mille aghi, che è la stessa che fanno i Kyaktus, con la quale fanno esattamente 1000 di danno, indipendentemente dalla nostra quantità di difesa fisica. Mentre in quest'altro forziere del tesoro troviamo la Sakura, che è una katana ninja. Sappiamo già che è un tipo di arma che non utilizziamo, però andiamo a vederne le caratteristiche, per cui se non ci interessa, a breve la potremo comunque vendere per un 3900-4000 guile, per cui non vale poco. Quindi armi, Sakura. Attacco 77, katana ninja a due mani, effetto extra, lentezza, richiede katana ninja licenza 1. Tutto qui. Inoltre non finisce qui, infatti possiamo ancora avanzare nell'ultimissima area. Apriamo la porta. E all'interno troviamo un forziere, con apparizione fisso e che fisso al 100% rilascia l'oggetto di cura di potenza estrema che è Meglisir, che fa da shortcut per la parte più bassa di questo vecchio palazzo di Soken, quindi l'abbiamo praticamente esplorato tutto. Di qui diamo una bella curatina a tutti i personaggi, così siamo sicuri di affrontare la prossima boss fight al massimo della forma fisica e delle nostre possibilità. Tutti i buff sono attivi, per cui possiamo proseguire oltre attraversando quest'ultima antica porta. E quindi ci troviamo ad affrontare l'Aliman, una boss fight piuttosto complicata, non tanto per il tipo di avversario che affrontiamo, ma più che altro per il tempo. Infatti questo tipo di avversario, se ha troppo tempo a disposizione per potersi muovere e utilizzare la propria strategia di gameplay, andrà ad intaccare i nostri personaggi innanzitutto con sentenza, col quale parte un contatore alla rovescio, al termine del quale il personaggio colpito va a morire, non si può far nulla se non chiaramente andarlo prontamente a rianimare. In secondo caso si va a teletrasportare molto spesso e fa delle copie di se stesso. Queste copie fanno i suoi stessi attacchi, sono identiche a lui. Però colpendo le copie non togliamo la vita al boss stesso, quindi è come se fossero tanti minions identici al boss, tutte copie che vanno a dare semplicemente fastidio. Ed anche se ci concentriamo sull'eliminazione delle copie, comunque sia lui sarà molto più veloce a crearne che non noi ad eliminarle. E oltre a tutto questo chiaramente va ad intaccare ancora sentenza e il tempo passa. Quindi è più una boss fight sulla velocità e sull'aggressività che non sulla strategia. Per cui partiamo subito con attaccarlo con grande cattiveria. Quando inizierà a creare delle copie cerchiamo sempre di identificare con accuratezza qual è la versione originale. Quando gli resteranno semplicemente dal 15 al 20% di punti vita, completiamo il tutto con una bella apoteosi. Ogni volta che l'avversario si teletrasporta dovremo reinteragire manualmente con il target. Questa è un'altra cosa molto scomoda, purtroppo, che fa parte di questa boss fight. E di qui lui parte già con sentenza su Paltier. In più è in grado di stilare anche lo status alterato negativo Chaos, che è qualcosa di tremendo. Per cui andiamo subito con Sabbia di Sukai e iniziamo col curare Penelo, dopodiché passiamo a Baltier. Di qui vediamo che l'Aliman ha creato una copia, quindi vediamo qual è l'originale e vediamo qual è la copia. Perfetto, siamo sull'originale, benissimo così. Si è rispostata ancora, di qui rifacciamo il tentativo. Stiamo colpendo ancora l'originale, benissimo. C'è ancora Chaos su Baltier, purtroppo con Penelo andiamo semplicemente di Sabbia di Sokai. Di cui eventualmente si potevano utilizzare anche accessori che rendono immune a Chaos, ma tutto questo non avrebbe comunque risolto i problemi dell'attuale boss fight. Con l'oggettino ci mettiamo un attimo, ne abbiamo una buona quantità da parte e siamo ancora più aggressivi. Di qui il boss si sposta ancora una volta e crea un'altra copia. In più abbiamo addosso anche veleno, quindi cerchiamo di accelerare ancora di più. Cerchiamo anche di capire qual è l'originale, non si capisce nulla. Non è questo. Ok, l'abbiamo trovato.
Stringiamo un po' i denti e cerchiamo ancora una volta di dare un colpetto di energia e di togliere più vita possibile in questo frangente al boss, così che tra poco gli facciamo una bella apoteosi e ce lo togliamo di mezzo. Ok, per Baltier è finito il tempo, quindi andiamo di coda di Fenice e lo tiriamo subito in piedi. Perfetto così. Riprendiamo ad attaccare l'Aleman di fronte a noi e ancora chiaramente energia di Penelope. Di qui non possiamo muoverci perché abbiamo addosso di tutto, tra cui anche inerzia. Vediamo se con le licenze riusciamo a cavarcela in questo caso. Ecco qui con Vanna, abbiamo trovato sotto alla classe Mago Spazio-Tempo Arte Panacea licenza 1. Abbiamo abbastanza punti licenza per cui la possiamo anche attivare. A meno che ci andiamo a togliere questa scocciatura di inabilità inerzia. Quindi di qui ciò che possiamo fare è oggetti Panacea. E intanto rimuoviamo teoricamente su Penelo questo status alterato. E via così. Con lei andiamo di magia bianca Esna. E facciamo lo stesso con Vanna. Nel mentre ripetiamo la stessa cosa di Panacea chiaramente su Baltier, così che l'abbiamo un attimo ripristinati tutti. Di qui è un gran casino, ma per nostra fortuna Baltier ha teoricamente identificato l'avversario che ci interessa, per cui siamo pronti ad andare con il Mistress. Esattamente adesso. Apoteosi, facciamo del nostro meglio, via! Al termine di questa apoteosi non abbiamo ancora sconfitto il boss, ma c'è di buono però che abbiamo tolto di mezzo tutte le copie. Quindi riprendiamo il combattimento e cerchiamo di fare il più in fretta possibile. Ed è così che abbiamo sconfitto il boss Aleman. Siamo stati bravissimi. Ed abbiamo completato anche la seconda boss fight per questo nostro 35esimo episodio, e mica male. Quindi fatto anche questo, ci godiamo i vari forzieri da aprire all'interno dell'arena di combattimento, facciamo scadere anche il sentenza. Quindi ci togliamo di mezzo Van, bene così. Passiamo chiaramente a Penelo e andiamo a ridare vita al nostro compagno appena sconfitto, e quindi Raids su Van. Facciamo la stessa cosa anche su Baltier, tanto a breve anche su di lui scade sentenza. Intanto ci prendiamo anche il contenuto di quest'altro forziere, che è un'extra pozione.
quindi un oggetto di cura sul singolo personaggio molto buono, ripristina parecchi punti vita. Di qui Raids chiaramente anche su Baltier, e poi ripassiamo chiaramente al controllo di Van. Di qui un altro forziere contenente una scheggia bolla. E grosso modo abbiamo completato il giro. Ok, c'è un altro forzierino qui seminascosto dalla scala con l'Elisir. E quindi possiamo proseguire per l'unica via, per cui in senso unico, verso est e nord-est, aprendo quest'altra antica porta. Di qui dobbiamo stare molto molto attenti, perché siamo all'interno di un sentiero, di una sorta di corridoio che va a salire un po' a spirale, e appena facciamo dei passi abbiamo di fronte a una trappola, che è meglio non calpestare. Di qui considerate ci sono ancora qualche mob da affrontare, per cui è bene prepararsi con una buona quantità di punti vita con i personaggi. Nell'arena della boss fight, al termine di quest'ultima, come avete visto, abbiamo avuto tutto il tempo e la maniera di poter riportare in salute ogni personaggio e ripristinare anche tutti i punti vita. Di qui bisogna stare molto attento non tanto ai nemici quanto alle trappole, che sono veramente tante e disseminate per tutto il percorso. Infatti Penelo ne ha appena calpestata una. E ci siamo fatti anche il 32esimo level up con Van e con Baltier. Attenzione sempre alle tante trappole. Attendiamo anche che arrivi Penelo, che è impegnata chiaramente nei buff e nella cura. Bene così, ed affrontiamo quest'ultimo mob in quest'ultima stanza. Ed abbiamo ottenuto il 32esimo level up anche con Penelo. Di cui otteniamo anche il contenuto di questi due forzieri, chiaramente con apparizione casuale e contenuto casuale, in totale soldi, va benissimo così. Di qui andiamo prima lungo questo percorso sulla sinistra, che in realtà è un vicolo cieco, dove in realtà ci dovrebbe essere un altro forziere, eccolo laggiù. E poi chiaramente torniamo sui nostri passi e andiamo verso nord. E di qui raggiungiamo una zona tranquilla, ce ne accorgiamo anche dal cambio di musica. È un'area piccolina scavata nella roccia, con un sentiero che tende a salire, al termine del quale raggiungiamo un interruttore e un ascensore. Interagiamo con quest'ultimo, quindi il vecchio congegno. C'è un congegno tutto impolverato, forse suona la pedana mobile accanto, tocco il congegno. Ed è così quindi che abbiamo anche completato l'ambientazione del vecchio palazzo di Soken, completando questo lunghissimo viaggio, partito dalla fortezza di Nalbina, fino ad arrivare proprio qui di fronte all'ingresso della città di Arcadia. Prima di andare oltre, chiaramente interagiamo anche con questo salvo cristallo arancione. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 35esimo episodio della nostra videoguida dedicata a Final Fantasy XII The Zodiac Age tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tantissimo tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!